Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi è venerdì e se è uscito un video vuol dire che c'è stata qualche novità in Giappone. E infatti vorrei spendere due parole sul tifone che è avvenuto in Giappone il 12 ottobre di quest'anno. Quando una situazione del genere accade, ci sono molte aziende che rimangono chiuse e spesso i trasporti non si muovono, perché comunque è una situazione d'allarme ed è assolutamente pericoloso. Quindi la maggior parte delle persone sono rimaste chiuse in casa durante questo evento. I negozi erano vuoti e praticamente non c'era nessuno per strada. Poi sono state anche cancellate delle partite di rugby che erano in programma e tra l'altro una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che la squadra canadese è andata ad aiutare in seguito al tifone. Bravi davvero, vi siete fatti onore. Tuttavia sabato ho notato, grazie anche a un altro youtuber che ha fatto il video in inglese, se vi potesse interessare ve lo lascio in descrizione, che c'è stata una hashtag che su Twitter è andata in trending e l'hashtag era questa: le aziende che hanno fatto lavorare i loro dipendenti durante il tifone. Infatti in Giappone ci sono delle aziende così rincoglionite, perché è l'unica parola che mi viene da dire, che hanno costretto i dipendenti ad andare al lavoro. E non mi sto riferendo agli ospedali, ovviamente, ma mi sto riferendo a tutti quei servizi che ovviamente potevano rimanere chiusi, invece hanno deciso di tenere aperto. Ah, prima di iniziare volevo dire, quando mi riferirò a Black Company, che non ho voluto chiamare aziende nere perché mi suonava un po' strano in italiano, però mi riferisco alla parola black企業, che sono tutte quelle aziende che costringono i loro dipendenti a lavorare in condizioni pessime di lavoro, quindi fare moltissimi straordinari, andare evidentemente al lavoro col tifone, eccetera. Ma adesso andiamo a leggere qualche tweet, che così ci possiamo fare un'idea. Una risposta rapida e di merda. Tra l'altro, se notate, lei è stata fatta a 2 minuti di distanza. Dato che domani c'è un tifone fortissimo, è pericoloso. Prendo un giorno di vacanze dai miei giorni di ferie. La risposta è stata: pensa all'azienda come la cosa più importante. Se ti prendi un giorno di vacanza, hai idea di quante persone saranno in difficoltà? Se pensi che sia pericoloso, esci per venire al lavoro la sera prima. Io non ho parole. Andiamo avanti. A tutti i dipendenti. Avete tutti in testa questa cosa del tifone, ma domani c'è da andare al lavoro come sempre. Non siete dei bambini e anche se ce lo dite, la storia non cambia. Grazie. E questa cosa del non essere bambini è molto interessante e ne parlerò adesso un pochino più approfonditamente perché sapete, il Giappone è un paese che premia se rimani in una company per molto tempo. Quindi tutte le persone, diciamo, che hanno delle posizioni comunque di rilievo all'interno di qualsiasi azienda sono tutte persone che comunque non sono giovani perché hanno dovuto fare anni e anni di esperienza e queste persone sono nate e cresciute con una mentalità del lavoro che è normale sacrificarsi per il lavoro, è normale fare straordinari oltre le loro condizioni, ma la nuova generazione, un pochino perché magari ha più contatti con l'estero, un pochino perché ha visto le situazioni di lavoro all'estero, si rende molto più conto che andare al lavoro in queste condizioni è una cosa assurda, basta leggere Twitter. Poi è vero che ormai sono ancora al potere queste persone, però secondo me nel momento in cui ci sarà il cambio generazionale, questa situazione io ho l'impressione che cambierà. Anche il fatto che diffondano questa cosa tra i media, comunque sono andate anche in TV, vi posso leggere adesso anche un messaggio che è arrivato in televisione. Chi vorreste come dipendente? Uno che usa la scusa del tifone per venire in ritardo al lavoro o uno che lavora svolgendo anche le mansioni di quello che è arrivato tardi? Secondo me il fatto che comunque tutte queste informazioni e questi tweet si siano diffusi non solo sul web ma anche in TV ti fa capire come comunque il Giappone si stia muovendo per salvaguardare un attimino i diritti dei lavoratori, perché comunque i giovani vedranno la TV, leggeranno questi tweet e si renderanno conto sicuramente delle pessime condizioni in cui alcune aziende hanno messo a repentaglio la vita dei loro dipendenti. Essere comunque listati come Black Company è molto dannoso e non giova sicuramente all'immagine di nessuna azienda, quindi non c'è nessuna azienda che vorrà essere associata a questa parola. Chi salta al lavoro per il tifone può benissimo venire in treno o dormire la notte prima in hotel o prendersi un taxi o organizzarsi prima in qualche modo, ma il non posso venire al lavoro perché c'è il tifone non è una scusa accettabile. A me come dipendente farebbe capire non conto niente, sono uno strumento che tu puoi rimpiazzare, quindi a rischio di poterti far male devi venire al lavoro. A me sembra assurdo e lo trovo veramente
Allora, questo tweet invece è un gioco, magari voi non conoscete, questa è una specie di meme, però praticamente all'asilo ci sono i bambini che giocano con delle carte, poi quando uno estrae una carta, tipo che ne so, mu, poi gli altri bambini devono comporre una frase con le altre carte, e il primo che riesce a comporre una frase di senso compiuto con le altre carte riesce a vincere praticamente. Qua c'è la scritta muri, che vuol dire impossibile, e quindi questo è il messaggio che dice: so che è impossibile, ma è un ordine. Questo è uno dei tifoni più potenti della storia, eppure mi sono sorpreso quando ho letto questo messaggio appeso a una parete nella mia azienda. Uscite presto per andare al lavoro, metteteci il cuore, anche se ritardaste, va bene, ma venite. Se il treno fosse fermo, contattateci, abbiamo tre veicoli della compagnia che possono venire a prendervi e portarvi al lavoro. Le Black Company sono più spaventose di qualsiasi tifone. E in effetti è vero, perché immaginatevi leggervi questo messaggio, cioè assurdo. Poi c'era un'altra persona che invece, pensate, doveva lavorare in un cantiere, chiudendo le tapparelle perché c'era un vento troppo forte. E per questo motivo praticamente essere al lavoro era come essere in una sauna, sostanzialmente. E poi ci sono state anche quelle persone che sono andate al lavoro per sentirsi dire di tornare a casa, come questa. Appena ho iniziato a lavorare, c'è arrivato un'emergenza di evacuare e sono stato mandato a casa. Se la situazione era questa, non mandatemi al lavoro. Ci ho messo un'ora per tornare a casa ed era davvero spaventoso, perché voi immaginatevi andare al lavoro con tutta questa pioggia assurda e poi arrivi finalmente al lavoro fradicio probabilmente e ti dicono: devi evacuare, tornatene a casa. Cioè, immaginatevi dover affrontare il ritorno a casa, è veramente una situazione paradossale. Sushi Zammai, l'unico business che ha operato durante il più grande tifone della storia del pianeta, e finalmente è stato avvisato dalla polizia. E qui, come potete vedere, c'è un poliziotto che gli ha detto: ma che cazzo state facendo, giustamente? Cioè, non lo so che cosa gli ha detto, probabilmente non gli avrà detto proprio così, però avete capito più o meno quello che volevo dirvi. E poi c'era questa moglie che ha mandato questo messaggio che mi ha fatto un po' commuovere, che però mi ha fatto anche molto pensare. Leggiamolo insieme. Lasciate che mio marito torni a casa. Forse lui potrebbe essere un dipendente sostituibile per la vostra azienda, ma per me e per la mia famiglia è un marito e padre insostituibile. Permettetegli di smettere di lavorare fuori casa e lasciatelo tornare a casa. E capite? E tra l'altro poi ho visto alcune critiche su internet che dicevano: beh, se la tua agenzia è così terribile da farti lavorare durante il tifone, perché lavori per loro? Oppure invece di scriverlo su Twitter anonimamente dovresti dirlo alla tua azienda. E qui c'è una persona che ha fatto questo. Le persone dicono di lamentarsi di queste aziende ad alta voce e licenziarsi. Io ho fatto tutto questo, mi sono licenziato e ho chiesto direttamente di darmi la persona responsabile. Sto condividendo su Twitter i risultati di questo sforzo. Sto cercando di far capire alle persone della nostra società perché non stanno prestando attenzione. Perché in effetti, cioè, voi forse non vi rendete conto perché magari non vivete in Giappone, però veramente in Giappone il lavoro, se siete dei lavori per delle aziende, molti lavoratori daranno la priorità e penseranno che l'azienda sia la cosa più importante. Ma non è così, cioè, la famiglia è più importante. Cioè, vostra moglie è più importante, la vostra vita è più importante, non andare al lavoro, però licenziarsi, essere licenziati, a parte che è una cosa che non succede mai, però è davvero, sarà molto difficile trovare un lavoro. Di solito anche chi cambia lavoro perché ha trovato un altro lavoro, non si licenzia e poi si mette a cercare un lavoro. La società giapponese funziona così, quindi diciamo che arriva un tifone all'improvviso, lo sai alcuni giorni prima e tu ti licenzi. Diciamo che ti mette in una posizione poi lavorativa molto scomoda, quindi molte persone, anche se sono andate al lavoro sapendo che era una cosa assurda, ci sono andate lo stesso se la loro agenzia gliel'ha chiesto per non perdere il lavoro. Ed è una cosa secondo me scandalosa, cioè queste agenzie dovrebbero essere altamente multate e queste persone che sono state licenziate, si sono licenziati perché le condizioni non erano quelle umane, perché va contro veramente qualsiasi diritto umano, dovrebbero essere risarcite. Questa è almeno la mia opinione. Volevo anche leggervi alcuni tweet riguardo alcune strutture che invece non hanno potuto chiudere neanche durante questo tifone. Apprezzo il fatto che infrastrutture ospedaliere e le case di riposo sono dovute rimanere aperte. È una questione difficile. A seconda dell'area, alcune aziende devono rimanere aperte, anche se vorrebbero restare chiuse. Ma d'altra parte non posso dire lo stesso di tutte quelle aziende che scelgono di tenere aperte senza una buona ragione. E poi qui adesso c'è anche un tweet di un medico vero e proprio, credo, almeno sembrerebbe dal tweet, che dice questo: noi dottori non possiamo prenderci un giorno libero.
Ma se sei in un'industria che può permetterselo, stai a casa, così che il nostro lavoro non si complichi ulteriormente, e ciò sarebbe decisamente la cosa più utile. Perché voi immaginatevi, andate al lavoro e durante il tifone, magari per aprire un ristorante dove non verrà nessuno perché c'è il tifone, mi parlo di te, Sujisama, mi sto proprio riferendo a te. Spero che ti arriverà questo video perché hai fatto una gran cazzata. E, ma in realtà non succede mai, un po' tutti i ristoranti che sono rimasti aperti, vergognoso veramente. Cioè, tu vai a provare al lavoro, magari non lo so, per qualche motivo ti fai male, perché è molto probabile che anche solo scivoli, perché comunque se ci sono, c'è tanta acqua così, è normale, può capitare. E poi ti devi andare all'ospedale, quindi cioè ci sono i dottori negli ospedali che già devono fare un sacco di lavoro e in più devono anche prendersi cura di te perché la tua azienda cretina ti ha mandato al lavoro, cioè a me sembra una cosa assurda. Comunque andando avanti ci sono anche delle persone che esprimono la loro gratitudine verso coloro che hanno dovuto lavorare durante il tifone. Oggi ho dato alla luce il mio bambino. Mi dispiace aver fatto venire persone al lavoro in un clima così terribile. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato oggi. Ospedali, governatori e corrieri. E voi direte corrieri? Eh sì, perché in effetti anche i corrieri hanno lavorato durante il tifone. Yamato Transport, ho cambiato il giorno di consegna domani così che non dovevate consegnarmi il pacco durante questa pioggia. Quindi come mai me l'avete consegnato lo stesso? Ho comunque apprezzato la consegna. E poi ci sono state altre persone che hanno scritto questo. Sono andato al 7-Eleven, nella pioggia, non c'era niente sugli scaffali. Poi il corriere è arrivato, fradicio, e ha cominciato a portare tutti i prodotti uno alla volta. Le persone si riferiscono a queste aziende come Black Company, ma penso che queste aziende non sono altro che il risultato dei nostri bisogni egoistici. Vabbè ragazzi, che dire, questa carrellata di tweet per me almeno è stata abbastanza pesante, spero di essere riuscito a tradurveli al meglio. La cosa comunque più importante che vorrei che passasse è che ho letto su internet che tutti i giapponesi praticamente sono andati al lavoro anche se c'era il tifone e che i giapponesi sono dei pazzi a voler lavorare in queste condizioni. Io volevo dirvi che comunque moltissimi negozi sono rimasti chiusi, comunque c'era l'allarme e comunque la maggior parte delle aziende con un capo, con una testa e non scemo e rincoglionito, non sono andate al lavoro. La mia amica Federica, lei non è andata al lavoro e potrei listarvi una lista di amici miei che sono rimasti chiusi in casa e la loro azienda gli ha lasciato perdere giustamente il giorno di vacanza. Quindi comunque si tratta appunto di compagnie che hanno dei seri problemi e appunto sono listate come Black Kigyo e non sono la normalità. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutta questa brutta situazione nei commenti. Un salutone da Seba e noi ci vediamo al prossimo video, martedì, vi ricordo, all'1:45. Grazie ancora per esservi visti questo video e ciao!